Benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo un po' il secondo episodio, che poi non era proprio un episodio, ma mettiamola così. Non so se avete seguito uno dei miei vecchi video, Protein Original Bar vs Protein Bar. Oggi invece faremo una cosa un po' diversa dal solito, però prima di iniziare con il video e quindi di assaggiare dei vari biscottini. Già l'avete letto dal titolo, per questo motivo vi ricordo di seguirmi su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi aggiorno sempre di tutto, tutto, tutto. Quindi mi raccomando, e se vi va, pollice in su e iscrivetevi al canale. Allora, oggi io ho qui i biscotti, perciò guardo, faremo, da come avete letto dal titolo, Protein Cookie vs Original Cookie. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Allora, io inizierei proprio da gli Oreo versus questi qui che sono i protein cookies organic, vabbè, di Prozis. Io sinceramente ero molto curiosa, quindi ci sono quattro biscottini all'interno e io direi subito di aprire. Però iniziamo prima dall'originale. Eccolo qui, classico. Mamma mia, troppo 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 contenta. Spero che sta registrando la videocamera, altrimenti. Ok. Allora. No, vabbè, il primo è rotto. Il primo si presenta così, un classico Oreo che ormai conosciamo tutti, con il ripieno all'interno. Assaggiamo, però mi sembrano più piccoli. Boom. Devo dire la verità, che a me gli Oreo non mi fanno proprio impazzire. Sono sincera, non mi fanno impazzire, però devo dire che sono molto molto buoni. Quindi, gli Oreo originali provati, andiamo a provare i protein cookie. Sono davvero molto 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 curiosa proprio di vedere come si presentano. Allora, all'interno c'è proprio la scatolina. Oh mio Dio! No, vabbè, per me loro hanno vinto, eh. Cioè, per me hanno vinto rispetto proprio agli originali. Hanno proprio quella marcia in più, oh, guardate qui, oh, con scritto Prozis. No, vabbè, sono enormi. Sono molto più sottili, però sono uguali. Ecco qua, spero che metta a fuoco. Oddio, assaggiamo. Allora, sinceramente, un po' duri. Sa un po' di cacao bruciato, non lo so. Cioè, ok che non sono come gli originali, però non danno neanche quella marcia in più che dico oh mio Dio sono proprio buoni. Cioè, rispetto tipo quando abbiamo fatto il video dei Original Bar versus Protein Bar, i gusti si somigliavano molto, anche se comunque erano delle barrette proteiche. Invece questi non lo so, sa un po' di biscotto messo nel mobile. Non lo so, e non toccati più, tipo aperti, sfumati, boh. Ma proprio il biscotto fuori che dice, vabbè, ma è una cosa proteica, però non lo so, sa di bicarbonato, ecco di cosa sa. Vabbè, finiamocelo. Ma dopo andiamo ai voti. Allora, andiamo un po' con i voti. Sinceramente, io gli do per l'estetica, per me vincono loro.
Quindi per l'estetica do un 8 a questi qui di Prozis e un 6,5 a questi qui originali. Invece, per quanto riguarda il gusto, a loro, vabbè, sono gli originali, ok, gli do un 9 e a loro come gusto gli do un 6, 5,5, 6. Perché sinceramente è bello, ma una balla, cioè è proprio brutto, non lo so. Se le acquistate fatemi sapere, oppure se voi le avete assaggiati fatemi sapere, perché a me sinceramente non sono piaciuti. Prozis, oltre comunque che è uscito con gli Oreo, è uscito anche che io vi posso fare il paragone con quest'altro qui, che sono dei Protein Cookies Double Cream. Quindi sono questi qua. Io sinceramente appena li ho visti, li ho paragonati a questi qui che sono i Dorè. Io, sono sincera, pensavo di non trovarli. Sono quella della Dorea, pensavo di non trovarli perché io ultimamente non li vedevo più. Io appena li ho visti, la ragazza più felice del mondo, non l'ho dato nulla nel supermercato, che ho detto e vai, li ho trovati, non li trovavo, e quindi eccoli qui insieme a me. Io sinceramente appena l'ho visto ho pensato a loro, quindi andiamo subito a assaggiare gli originali, mettiamola così. Bellini, madò. Sono piccoli piccoli piccoli. Eccoli qua, bellini. Eccoli. Adoro. Io tipo preferisco, io tra i due, tipo tra questa versione qui e gli Oreo originali, io preferisco questi. Gli Oreo non lo so, non mi fanno letteralmente impazzire, ma questi io li amo. Passatemelo, ma io sono troppo felice quando mangio i biscotti, quindi non ci fate caso. Andiamo a paragonarli con questi qui, oh. Sicuramente l'estetica vincono. Oddio, ciccioli. Allora, c'è pure la cioccolata che sborda. Oddio, ho paura. Allora, vedete, hanno sta cosa, mo tipo i neri non si vedevano, ma i marroni, se ci fate caso, sembrano un po' bruciati. Non lo so. O mi sbaglio, sono un po' bruciacchiati, vedete? Assaggiamo. Molto molto buono. Sembrano i dorè sfumati, però parne dorè. Questi sì. Raga, questi io ve li consiglio. Gli altri no. Questi, la crema all'interno sembra proprio la stessa farcitura dei Dorè. Non so con cosa sia fatta, però è molto molto simile anche al biscotto fuori. Quindi, ricapitolando, per l'estetica ovviamente vincono loro, ma come un po' anche gli Oreo, vincono loro. Quindi gli do un bel 8,5. Bello 8,5 e a questi sinceramente anche un bel 7,5, perché comunque anche loro sono piccini, però sono molto 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 carini. Quindi questi qui sono i miei voti per l'estetica. Per il gusto devo dire che stanno un po' sullo stesso livello. Cioè sinceramente ok, questi sono originali, quindi c'ha quella marcia in più, si sente anche quello zuccherino, tin tin tin. Questi qua invece sono un po' più amari, ma ci sta perché sono proteici. Quindi io gli do, rullo di tamburi, gli do a Dorè un bel 8. Invece al protein, questi qui
Protein Cookies, gli do un bel 9,5. Sinceramente, se lo so proprio meritati perché sono veramente buoni buoni. Quindi io tra i due, tra questi qui io, i cui Oreo pezzotti, io sinceramente riacquisterei questi qua. Questi sì, questi veramente top, 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 bravo Prozis, ma per gli Oreo sinceramente non ne vale la pena. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi viene qualche altra idea, oppure io stavo pensando anche di, fatemi sapere se vi può piacere, di prendere, vi faccio un esempio, sul sito di All Supplement, come sempre sta il codice giù nell'info box, ci sono comunque tantissime tantissime barrette. Volevo prendere un marchio, tipo vi faccio un esempio, prendiamo tutte le barrette della Carb Killa quando tornano disponibili, All Supplement quando ritornano, e di provarle tutte insieme a voi e dare un voto ad ogni barretta. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere, così facciamo con tutte le altre barrette, quindi fatemi sapere. Quindi fatemi sapere anche se volete qualche altro paragone, scrivetemi tutto giù nell'info box. Scrivetemi tutto giù nei commenti perché sapete che io vi leggo sempre. Nulla, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!